quarti di finale, forse ci è capitata la squadra meno indicata, ma quella è, quindi bisogna farsela andare bene. Come hai preparato questa partita che vede il Vicenza svantaggio per forza di cose, perché a parità passano loro? Direi, vi darei una risposta un po' noiosa. L'abbiamo preparata come sempre, analizzando l'avversario e preparandoci al meglio. Analizzando l'avversario emerge una squadra che alza l'asticella per noi, sicuramente. Non vediamo l'ora, siamo qui per questo. Alza l'asticella perché nel suo girone è stata la squadra con la miglior attacco e migliore difesa. E tra l'altro ha un collega allenatore che, insomma, infatti dicono che ha già vinto diversi campionati di C, quindi questo dico, si alza l'asticella, ma ci faremo assolutamente trovare pronti, ci siamo preparati bene, è un periodo in cui i giorni e le ore sono poche, quindi si tratta di veramente di ottimizzare tutto e di concentrarsi sulle priorità e lavorare tanto e in velocità, e lo stiamo facendo. Senti, come stanno i ragazzi? Intendo, a parte ovviamente Rolfini che è la seconda giornata e Cataldi. Sì, e aggiungo Corradi che poi l'ultima rifinitura, okay, si era fatto una distorsione alla caviglia, okay, che ancora lo tiene fuori. Il successo della rifinitura prima della gara di ritorno dell'altro giorno. Ok. Quindi sì, sono loro tre. Perdona, ti ho interrotto nella domanda. No, volevo intendere. Sì, no, ma scherzi, anzi, gli altri, voglio dire, stanno tutti bene. Gli altri stanno tutti bene, sì, assolutamente, si sono allenati tutti. Qualche fastidio, ma non sono neanche fastidi, sono la logica conseguenza di fare due partite intense in pochi giorni. Sì, intendevo, li hai a disposizione, sì, in questo senso. A proposito di questo discorso, io ho visto nell'ultima partita che a un certo punto, al 70° circa, Ronaldo si toccava molto la gamba, e si è messo per terra, eccetera, siccome, insomma, voglio dire, è a posto al 100%. È assolutamente a posto, sì. Giocatore maturo che quando magari emerge qualche fastidio, i giocatori maturi sono in grado, sì, ovviamente di percepire se è un fastidio che può diventare qualcosa di un po' più grave e di conseguenza fermarsi un po' prima. Quindi questo è stato fatto in maniera intelligente, si è allenato in questi giorni, sì, a pieno ritmo come gli altri. Era per arrivare a capire se partiva ancora titolare. Sapete che siamo ancora qui con... No, l'ho presa largo, ho fatto una cifra, okay, di migrazione. È a disposizione. Come pensi di gestirti il giallo di Ferrari? Ma non va gestito come sempre. Cioè, io sono dell'idea che anche la prima di campionato le ammonizioni stupide vanno evitate. Stupide intendo quelle che per proteste, per gesti plateali che non servono, o proteste inutili. Dall'altro lato è anche vero che Franco è un giocatore che ha una struttura fisica importante, di conseguenza a mio avviso a volte qualche fallo in meno proprio per natura fisica gli viene fischiato, perché riesce a tenere botta a contrasti molto impegnativi, ecco, quindi un po' di frustrazione da parte di un attaccante ci può stare, ma come con tutti, non solo con Franco, ci affidiamo alla loro lucidità, all'intelligenza di non... perché poi se deve capitare in gioco, capita. Bisogna gestire un eventuale secondo cartellino. Sì, ma è una gestione poi del singolo giocatore alla fine, perché da fuori, più che parlarne, attenzionare il discorso, poi sono loro che devono rimanere lucidi, ma la lucidità è un argomento di cui abbiamo parlato anche l'ultima volta, prima della partita con la Pro Sesto di ritorno, e la lucidità è trasversale, è in tutto, come squadra e anche come singoli. Senti, andata e ritorno, il Vicenza gioca la prima in casa. A tuo avviso è quindi da sfruttare al massimo e sparare tutte le cartucce in questa, o comunque è meglio una gara tattica, ecco, diciamo così? La gara è sempre tattica.
va visto più in ottica proprio globale di due partite. Senza fare calcoli, forse sono ripetitivo, ma che non vuol dire non avere una strategia. Siamo una squadra che quando dà il massimo di se stessa può far risultato in qualsiasi partita. Quindi il ragionamento è veramente sui 180 minuti, non è solo sui 90 di domani. La partita va affrontata, direi, come le ultime che abbiamo fatto, come quelle che abbiamo fatto con la Pro Sesto, cercando di ottenere il massimo dalla partita di domani. Quindi sono 180 minuti insieme, ma due partite separate. Cosa vuol dire? Vuol dire che possono venire fuori due partite anche differenti tra di loro. Però la vedo veramente molto aperta sia l'andata che il ritorno. Lunedì sera si è affidato a centrocampo una coppia che nessuno aveva previsto, è stata un po' una sorpresa per tutti, infatti nelle probabili non l'ha indovinata nessuno. Si è affidata questa coppia in vista del risultato che bisognava ottenere, del recupero che bisognava fare, o secondo lei è una coppia che può giocare anche in una partita normale, tra virgolette, nel senso ha ancora risultato da decidere? Ma sono tutti abbinabili i giocatori lì in mezzo. Ragiono sulla singola partita, su quello che chiaramente con lo staff noi ci prepariamo immaginando un film della partita, una storia della partita, e da lì poi parte il ragionamento su che caratteristiche mettere in campo. Sono fortunato ad avere tante caratteristiche diverse, quindi è molto più che sul risultato, è proprio sull'esigenza della singola partita, da quello che mi aspetto. Poi le partite possono anche venire fuori non come ce le aspettavamo e di conseguenza poi bisogna cambiare a gara in corso. La partita scorsa prevalentemente nel secondo tempo, ma anche nel primo tempo, le richieste erano proprio quelle di avere due giocatori così, e quindi le ho messe. Senta, parlando... Il Cesena, come il Pordenone e il Crotone, non gioca da quasi un mese partite ufficiali. A livello di gara, a livello proprio anche di concentrazione, potrebbe essere un piccolo vantaggio secondo lei per il Vicenza, che ha sicuramente preso più gamba rispetto ad esempio alla prima partita di Sesto? Questo ce lo dirà solo il tempo, però le cose sono due e sono molto semplici. Chi non ha ancora giocato arriva col vantaggio di avere la gamba fresca e anche la mente, e potrebbe avere uno svantaggio nel non aver affrontato per più di un mese, agonisticamente parlando, una gara vera. Quindi vedremo cosa emerge, però sono queste le due situazioni, sono d'accordo? Sì, potrebbe essere, ma anche no. Questo ce lo diranno loro domani. Senti, a proposito del Cesena, dicevi tu prima, hanno avuto il miglior attacco del girone loro, anche più della prima in classifica, e la miglior difesa, hanno perso solo 5 partite. Giocano con questo 3-4-1-2. Tu che Cesena ti aspetti? Che loro, sapendo di avere le due partite ed essendo testa di serie, venga qui un po' magari a gestire la gara per giocarsela a Manuzzi, o ti aspetti un Cesena che se la giochi? Che partita ti aspetti secondo te da allora? Loro? Immagino avrete guardato, assolutamente sì, studiato e valutato. Abbiamo fatto altro. È una squadra che ha un'identità molto forte, sa molto bene quello che vuole fare e lo fa bene. Solitamente le squadre che hanno un'identità forte fanno fatica a allontanarsi da quell'identità. Lo capisco anche, credo sia quello che si augura ogni mister, no? Di arrivare con la squadra che abbia un'identità chiara. Quindi mi aspetto un Cesena che sia fedele alle proprie caratteristiche. Poi fattore casa, fattore fuori casa, sono due partite, due sfide bellissime, perché sono tra due società che hanno storia e tifoseria. E quindi saranno due partite estremamente calde, sia qui da noi che lì da loro. E quando il calore si alza della partita, non dico che vada ad annullare l'effetto casa fuori, però perlomeno le mette un po' più in pareggio. Cioè, non è che qui ci sarà una cornice e poi si va da loro e sarà molto diversa, o viceversa. Quindi non so quanto questo inciderà. Mister, resterei sulla scia della domanda di Luisa. Anche noi come te naturalmente andiamo ad analizzare le squadre
che incontreremo, no? Da quello che si è letto dai forum dei tifosi del Cesena, eccetera, loro, come detto, hanno una difesa molto buona, hanno un attacco con due o tre elementi validi, uno mancherà per fortuna, però vanno in difficoltà storicamente e contro difese molto chiuse e serrate. E qui c'è una contraddizione per noi, perché da un lato bisognerebbe avere molta compattezza dietro ed impedire il loro gioco, però dall'altro noi dobbiamo capitalizzare al 100% la partita in casa e magari andare al Manuzzi con qualche chance guadagnata all'andata. Ecco, come pensi di contemperare queste due cose? Questo fa parte dell'analisi della gara che c'è da fare da un punto di vista tattico, strategico. Sì, vero? Io dico che si può fare entrambi, si può essere compatti in fase difensiva e comunque tirare fuori poi tutto il potenziale offensivo quando si conquista la palla. Adesso ho detto una cosa che è una cosa di una banalità assurda, perché tutte le squadre credo vorrebbero essere chiusi dietro e poi fare una marea di gol, come è riuscito a fare il Cesena. Noi dovremo continuare sulla nostra strada, anche noi essere fedeli a quelle che sono le nostre caratteristiche che abbiamo messo in campo anche contro la Pro Sesto, e fare, dare continuità a quello di buono che stiamo facendo. Ritorno ripetitivo sulla lucidità, che è stato un fattore nell'ultima partita estremamente importante, perché il primo tempo, poi ovviamente me lo sono riguardato più volte, non è stato così negativo come può apparire, non è stato così negativo per me allenatore come magari può apparire giustamente da fuori, a chi guarda da fuori, perché le occasioni le abbiamo create in proporzione a quanto siamo riusciti ad attaccare. Quindi la proporzione è stata la stessa nel secondo tempo. Nel secondo tempo siamo riusciti ad attaccare di più, perché siamo stati anche più aggressivi nella riaggressione, nel tenere l'avversario dentro la sua metà campo, e questo ha prodotto una mole di gioco maggiore dentro la loro metà campo e di conseguenza abbiamo prodotto di più. Questo è successo grazie alla lucidità, perché fare un primo tempo in cui sì, crei qualcosa, magari la fluidità di gioco manca un pelino, ecco, magari non ti riesci a esprimere proprio al 110%, però le gare sono queste. E quando chiedo pazienza e lucidità intendo proprio questo, di rimanere lucidi, di continuare a fare quello di buono che stiamo facendo, di continuare a seguire il piano gara, perché le partite durano 95 minuti, le partite si possono risolvere anche all'80esimo. Senti, il Pro Sesto non è il Cesena, non vuole essere offensivo, ma è proprio questo, ma in realtà delle cose, certe dimenticanze, le chiamo dimenticanze difensive o della fase difensiva, sì, voglio dire, sono da evitare assolutamente, perché non saremmo, questa volta non ci sarà insomma la possibilità di dire che l'attacco non va a segno. Ma più in... più che riferito alla fase difensiva, alla fase offensiva, quando si alza l'asticella, cioè, si alza tutto, la richiesta alla squadra e ai singoli è ancora più alta in termini di attenzione, in termini di concentrazione e soprattutto in termini di quante cose puoi sbagliare. Bisogna ridurre gli errori al minimo, perché più sale il livello anche di categoria, cioè un po' una legge del calcio, più alzi il livello, più ti puniscono. Ci siamo dimostrati anche noi bravi nel punire, ecco, e domani ci sarà da avere un'attenzione maniacale per ogni singola cosa che succede in gara. Mister, in mente immagino delle grandi occasioni per quanto riguarda la prevendita biglietti, detto che la curva del Cesena ha detto che non sarà allo stadio perché daranno una mano dopo l'alluvione, però insomma io parlo per il pubblico di casa nostro, il Menti, ci sarà in Menti delle occasioni, sì, importanti. Sì, no, grazie di nuovo dell'assist, come l'altra volta, mi ovviamente esprimo la massima solidarietà anche personale per quello che sta succedendo, credo
faccia effetto a tutti vedere una popolazione così colpita. Mi fa anche molto piacere che la società, so che ha scelto di devolvere una parte dell'incasso a chi è stato colpito, quindi ecco, un pensiero sicuramente va per loro, che sono cose molto più importanti del calcio, e capisco e rispetto assolutamente anche la scelta della curva di non presenziare. Certo. Dispiace da un lato, però è assolutamente capibile. Quindi sì, il Menti me lo aspetto come l'altra sera, con qualche tifoso in più da quello che dicono i numeri, e spero anche con una, come posso dire, un'elettricità, un'energia che sia ancora maggiore, perché deve essere così, lo è per noi, perché noi un passo alla volta, adesso siamo nei quarti, lo sentiamo, lo sentono i ragazzi, lo sentiamo tutti noi, che ogni passaggio porta sempre più su, e spero lo sentano anche tutti quelli che ci guardano da fuori, i tifosi in primis che sono presenti allo stadio, e che ci danno una mano a creare questa energia che veramente ci dà una grossa mano. E della morte, Stoppa, Begic, Dal Monte, tutti i giocatori che se hanno la serata giusta possono risultare determinanti. E le chiedo quanto è difficile scegliere e se ha già le idee chiare per la partita. Ho già le idee abbastanza chiare, sono i famosi problemi positivi, perché sono problemi che vorremmo avere tutti, quelli di, e non solo in attacco, sottolineo, problemi positivi, però le ho già le idee chiare. Sì.